Allora, siamo a Torino. Siamo all'ingotto nell'albergo tech del Lingotto, eh, nella sala Meeting Rampa dove sta per iniziare il, la presentazione del, di una nuova rivista medico-scientifica che si chiama Surgical Tribune. Oggi è il 14 ottobre 2013 e eh, non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione per intervistare, eh, visto la sua, il suo ritorno qui a Torino dopo un bel po' di anni. E il professor Lorenzo Genitori, neurochirurgo infantile. Io mi ricordo un suo intervento fatto uh, su un caso di spina bifida, su un feto, uh, nel quale lei intervenuto uh, in, uh, di concerto con uh, un chirurgo ostetrico, ovviamente. Uh, poi questa questo feto ha continuato la gravidanza ed è nata addirittura per via naturale adesso lei professore dov'è e poi ci dia notizie di questo caso Beh, io sono a Firenze però la cosa più interessante è che possiamo prendere spunto proprio da questo caso per presentare il Surgical Tribune perché questo caso che oramai ha 14 anni di distanza perché la bambina è stata vista fra l'altro il mese scorso in ottime condizioni è veramente un caso dove la multidisciplinarietà è essenziale nelle discipline chirurgiche. Le discipline chirurgiche oggi sono sempre meno specialistiche, ovvero sia sempre di più gli specialisti devono lavorare insieme per risolvere casi complessi. A questo intervento a cui si faceva riferimento era presente il chirurgo estetrico ovviamente che ha dovuto aprire l'utero della donna gravida, il chirurgo generale e paradossalmente presente a questo congresso come presidente il professor Capussotti e il neurochirurgo che poi ha operato il feto. Quindi questo è stato un esempio veramente lampante di multidisciplinarità per risolvere un caso complesso nelle migliori condizioni. Io professore ricordo ancora adesso con emozione questo intervento eh, che eh, sembrava veramente... Ecco, una sfida all'impossibile proprio. Uh, lei mi diceva che ha visto recentemente questa ragazza, sta bene, è, una, è diventata una bellissima ragazza. Sì. Allora era un piccolo feto di, set, di, di sette mesi. Sì. Eh, 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 e ci racconti qualcosa di lei. Ma questa ragazzina era appunto un piccolo feto di 350 grammi all'epoca. Mm aveva 26 settimane e aveva questa... mi ricordo male 26 la memoria non è scientificamente sì. attendibile e aveva questa grave malformazione del midollo spinale questa spina bifida che l'avrebbe resa paralizzata agli arti inferiori con delle gravi malformazioni all'apparato urinario e alle gambe e al cervello fra l'altro c'era un razionale per proporre alla famiglia questo intervento in utero che è stato fatto e che poi in tutti questi anni sono stati fatti altri, il razionale si è affinato, le indicazioni sono diventate più precise e diciamo oggi a 14 anni di distanza se ne fanno meno di questi interventi ma si identificano meglio e probabilmente i pazienti ne hanno un beneficio molto importante. Questa ragazzina sta bene, cammina con i suoi piedi, non ha nessun tipo di deficit, è una grande soddisfazione. Eh, anche per lei immagino dal punto di vista personale e professionale è unica. Eh, senta professore, una nuova rivista che eh, parla di chirurgia senza appunto, eh, essere seguita da un aggettivo che identifichi una specializzazione. Surgical Tribune mm, parla di chirurgia generale o parla di tutta la chirurgia? No, nell'idea dell'editore è una, una rivista che parli di chirurgia in senso lato, non di chirurgia generale. Come dicevo prima, la le discipline chirurgiche, credo che oggi il termine migliore sia questo, le discipline chirurgiche sono fatte da tante specialità. È difficile oggi parlare di chirurgia generale perché anche fra i chirurghi generali ci sono i chirurghi delle vie biliari, i chirurghi gastroenterologici, i chirurghi dell'intestino, quindi oltre alle specialità classiche che sono la mia, la neurochirurgia o la cardiochirurgia. Quindi è una rivista che si prefigge di parlare delle discipline chirurgiche, però come dicevo sempre più in termini di multidisciplinarità. Quindi è una rivista aperta assolutamente al mondo anestesiologico, al mondo radiologico, penso anche per esempio alla radiologia interventista, alla neuroradiologia interventista, laddove le scienze radiologiche e chirurgiche si fondono insieme per ottenere risultati importanti oggi. Sì, ecco, ha toccato un punto che in pratica anticipa la domanda che volevo fare. Le discipline mediche hanno anche a volte delle specialità interventistiche, pensiamo alla cardiologia che esatto. è da filo da torcere ai cardiochirurghi. Certo, certo. <ride> in genere, eh, in un primo tempo, mh, non è che fosse visto di, forse di buonissimo occhio da, dai chirurghi questo veniva considerato forse una ingerenza, no? Un po' nell'attività professionale. Lei adesso invece mi dice che la situazione è decisamente cambiata, cioè abbiamo fatto grandi passi dal punto di vista culturale, mi sembra di capirlo. Assolutamente sì. Quello a cui lei si riferisce è, diciamo, la prima scuola chirurgica quasi vent'anni fa, eh? Da circa vent'anni noi abbiamo imparato dai radiologi, dai cardiologi, dai neurologi interventisti, abbiamo imparato moltissimo. Adesso non ci sono più team che non facciano riflessioni uno accanto all'altro prima di prendere una decisione che sia chirurgica o che sia di tipo interventista. Anche ci sono molte patologie che vengono trattate prima dal radiologo interventista o dal cardiologo interventista o dal neoradiologo e poi sottoposta a intervento chirurgico? Ecco. La chirurg le chirurgie più che la chirurgia sono tipicamente diciamo così, espressioni della medicina che eh, si basano volente o nolente sulla tecnologia e sulla manualità, quindi sembrano apparentemente lontane da un, dal dominio della cultura in senso libresco, se vogliamo. È un'impressione eh, un impressione datata, e eh, se è un'impressione datata, diciamo così, l'aggiornamento anche di tipo culturale, di riflessione su quello che si fa quotidianamente, come viene attuato attraverso riviste come questa, ovviamente, ma in quale altro modo? Ma le, le chirurgie diciamo, sono, sono venute fuori da questo ambito. Diciamo eminentemente manuale. Ora è evidente che l'arte chirurgica rimane un'arte, questo non ci sono dubbi, però, per esempio, se penso alla ricerca in campo chirurgico, sempre di più, anche la ricerca fondamentale, anche la ricerca di base trova nella chirurgia degli aspetti importantissimi, se noi analizziamo per esempio i grant europei che vengono assegnati ce ne sono in discipline chirurgiche e ce ne sono in quantità anche, anche importante, quindi la riflessione chirurgica anche nella scienza fondamentale è presente oggi. Sì. Ecco, eh, diciamo così che eh, da qualche anno si, si fanno avanti mh, dal punto di vista culturale Esigenze di umanizzazione della medicina, che è una orrib traduzione orribile dei medical humanities che vuol dire altra cosa, cioè vuol dire riportare la medicina alla sua radice umanistica. Questo vuol dire questa umanizzazione. Sembra che, che ci sia una medicina disumana, eh, non è così, eh. <ride> può anche essere volendo, è meglio fare attenzione, però non è questo il termine: ecco, la chirurgia. Sente questa esigenza di umanizzazione come eh, le discipline mediche? Sempre di più, sempre di più perché il paziente oggi arriva al chirurgo in genere perfettamente a conoscenza di quello che è la sua malattia, di quelle che sono le strategie di cura, che non sempre sono uniche. Eh? Spesso abbiamo più strategie di cura. Quindi bisogna scegliere col paziente. Esattamente, il paziente è informato, il paziente va su internet nove volte su dieci eh? in certi paesi dieci volte su dieci quindi arriva al chirurgo perfettamente informato. Quindi il ruolo del chirurgo non è più quello di dire io ti guarisco così, assolutamente no, è di condividere con il paziente quelle che sono le migliori strategie, ovviamente per il chirurgo, ma soprattutto per il paziente. E il concetto di umanizzazione sta proprio lì, cioè nell'interscambio che si crea tra chirurgo e paziente per scegliere insieme qual è il miglior percorso. Quindi passa attraverso il rapporto medico-paziente e rivalutato. Assolutamente, assolutamente. Questo è essenziale perché, ripeto, non ci sono più una soluzione per un problema, ma ci sono 10, 20, 30 soluzioni per un problema. E Quindi va valutato come. Dal punto di vista di neurochirurgia infantile, ci sono differenze rispetto alle aspettative, alle esigenze della neurochirurgia che invece viene praticata sugli adulti? È una specie diversa perché le malattie sono diverse. Le malattie abbiamo a che fare con le malattie malformative, i tumori del sistema nervoso sono diversi, sono più variegati, l'aspettativa di vita del bambino è molto più lunga. Quindi affrontare una patologia del sistema nervoso in un bambino di tre anni non è come affrontarla in un uomo di 65. È quindi è tutto diverso. Da un punto di vista tecnico, tecnologico e sono molto simili invece, sono praticamente la stessa specialità, utilizziamo la stessa tecnologia, gli stessi strumenti sofisticati, però l'approccio col paziente e la strategia è completamente diversa. Che cosa rimpiange di Torino? <ride> che è una città bellissima. <ride> e che i torinesi sono estremamente simpatici, contrariamente ai toscani. <ride> La ringrazio. <ride> La ringrazio professore. Ci venga più spesso allora qua a Torino. Grazie. Grazie. grazie.